Io sono testimone della realizzazione della granita dal lavaggio delle fragole, ma comunque sicuramente l'avete vista in diretta Facebook, quindi abbiamo visto tutto il procedimento, il lavaggio delle fragole, la miscelazione dello zucchero, l'aggiunta dell'acqua e poi il passaggio nella gelatiera. Non c'è nient'altro, solo fragole che ho assaggiato in purezza, sicuramente l'avete visto, e l'esperienza del maestro gelatiere che si chiama Benedetto, ricetta difficilmente replicabile, perché l'esperienza sua fa sì che lei possa capire a colpo d'occhio se le fragole sono più o meno mature, se bisogna mettere più o meno zucchero, e senza questa esperienza, senza questa manualità, sicuramente il risultato sarebbe diverso. Quindi, una volta che abbiamo visto tutto il procedimento, passiamo all'assaggio. Grazie. Accompagnato con un po' di fragole zucchero. Perfetto, mi dicono che c'è il vice sindaco in piazza e io ho tanto piacere di parlare con qualcuno dell'amministrazione. Se si vuole avvicinare, mangiamo la granita insieme. Grazie. C'è il sindaco. Invece da questa parte non mi sento. Sei vice sindaco, giusto? Sì, perfetto, ora questa parte. Vice sindaco, buonasera, molto lieta. Anastasia De Luca. Grazie per la sua partecipazione. Aspettavamo qualcuno dell'amministrazione che potesse sostenere la bellissima iniziativa di questi ragazzi. Io non entro nel mondo della politica, ma sono sempre a sostegno di tutti quelli che vogliono fare. Che vogliono fare per la comunità, che vogliono valorizzare un territorio, e quello di Meletto è un territorio che ha tanto per essere valorizzato. No, allora sicuramente siamo i primi a spingere affinché questi eventi e queste situazioni siano anzi più numerose. Poi Slow Food è un marchio sotto questo aspetto, perché bypassa tutti quelli che sono i fast food e quindi togliamoli di mezzo. Qui c'è il senso della cucina, del mangiare bene, poi il territorio nostro è fantastico, che benvengano tutte le iniziative che sono di questo tipo. Speriamo che questa iniziativa come primo evento diventi una cosa che si ripeta ogni anno col vostro patrocinio e col patrocinio di tutti quelli che possono in qualche modo stimolare questi eventi. Grazie a voi e complimenti per tutto quello che avete fatto. Sì. Adesso assaggiamo. C'è anche tanto senso dell'accoglienza, ci siamo sentiti veramente molto ben accolti. C'era un po' di timidezza quando siamo arrivati, ma adesso grazie al cibo e al vino la gente si è sciolta. Mi raccomando, sostenete chi vuole fare, sostenete chi vuole valorizzare il territorio. Bravi, grazie, buon assaggio a tutti. Yeah.